Giardino d'Italia ha aperto il 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica. La cerimonia, svolta in forma ristretta in Piazza del Popolo a Pesaro, è stata istituita senza formazioni militari e senza picchetto d'onore. Nell'occasione sono stati schierati i gonfaloni della provincia, dei comuni di Urbino e di Pesaro e delle associazioni combattentistiche d'arma. Presenti i massimi rappresentanti istituzionali e il prefetto Vittorio Lapolla, che ha omaggiato la ricorrenza con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. I cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone. I più giovani sono stati temporaneamente privati dei luoghi in cui si costruisce e rafforza il senso civico di una collettività, primi fra tutti la scuola e lo sport. Ritrovare quello spirito di coesione, quella unità di intenti che soli possono aiutarci a sconfiggere la paura e a superare le difficoltà per poter guardare in modo più fiducioso, con rinnovato slancio al futuro, un futuro che speriamo si traduca presto in una piena ripresa dell'attività produttiva e dell'attività in tutto il paese, nel territorio di questa provincia. La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona presso la cappella votiva di San Ubaldo, seguita dalla benedizione dell'arcivescovo metropolita Monsignor Piero Coccia. Un modo per far sentire il paese unito e la nostra città unita dopo tanto dolore, dopo tanta sofferenza, in questa fase di ripartenza. Stridono un po' oggi le manifestazioni politiche, perché oggi è una festa di tutta la Repubblica, è una festa dell'Italia. Giustamente il Presidente della Repubblica lo ha richiamato nel suo appello. Dobbiamo ritrovare la forza che abbiamo avuto nel dopoguerra, quella di rinascere, di ricostruire, cercando di tenere unito il più possibile il Paese, perché soltanto uniti ce la faremo. Le celebrazioni sono state svolte anche in altri comuni della provincia, come Vallefoglia, dove il sindaco Ucchielli ha puntualizzato la ricorrenza con la stampa di un manifesto commemorativo che descrive la Costituzione, la più bella del mondo, affissa nei luoghi di maggiore affluenza di pubblico. A Montecchio, invece, in Piazza della Repubblica, dove si era soliti a organizzare l'iniziativa, aggiunge il sindaco in una nota stampa, sventola la bandiera tricolore che unisce, dà forza e infonde un senso di unità nazionale, unita alla speranza di tornare presto alla normalità. A Mondolfo, sulle note dell'inno di Mameli, intonato da una ristrettissima rappresentanza della banda, il sindaco Barbieri ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti al Parco della Rimembranza. I valori della Repubblica sono quest'anno ancora più significativi a fronte della ripartenza del territorio e sul calo dei contagi. Gli aggiornamenti sono estremamente positivi, perché dopo 950 dimessi, oggi abbiamo 0 pazienti in terapia intensiva e solo 5 nelle malattie infettive. Abbiamo attuato tutte le misure di prevenzione, tutte le misure che sono necessarie affinché si prevenga l'eventuale ritorno di un'altra ondata di coronavirus.